Olle. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dato che oggi è lunedì, benvenuti ad un nuovo tutorial. Oggi, raga, ho una cosa davvero, ma davvero speciale. Quindi vi lascio subito la performance e non mi perdo in altre chiacchiere. E poi lo diamo ad imparare insieme. Ok, l'effetto è il seguente: abbiamo un mazzo completamente mescolato, ok? Dall'inizio alla fine, ok? Lo si può anche mescolare, ok? Più volte e anche tagliare in più modi. Arrivati ciò, ci serviranno i due jack rossi, o almeno a me mi piace farlo con i due jack rossi. Mi basta schioccare le dita che i due jack rossi vengono a me. Adesso bisogna fare una cosa molto importante, ok? Ovviamente i due jack rossi vanno lasciati in cima e si sceglie una carta che faremo vedere fra un po' allo spettatore, ok? Adesso facciamo vedere allo spettatore che carta ha preso. Ha preso in questo caso il 7 di fiori, che viene messo circa in mezzo, ok? Circa in mezzo, si può vedere, sì? Ok, adesso vedrai l'esatto momento in cui il 7 di fiori dal mezzo del mazzo con calma lo si disperde, ok? Finché non arriva circa subito in mezzo ai due giochi. Il mazzo può essere tranquillamente esaminato. Bene ragazzi, benvenuti al tutorial della magia che vi ho fatto vedere oggi. Allora, è un sandwich secondo me molto carino. L'ho inventato tra virgolette io, non so se esiste già, però in ogni caso ve lo spiego. Allora, innanzitutto abbiamo mescolato, ok? Lo si può mescolare quel che è, ok? E potete utilizzare due carte, quelle che volete, ok? Facciamo che utilizziamo stavolta i due jack neri, ok? Allora, sarebbe anche bello utilizzare i joker, ma io i joker dai mazzi li tolgo sempre. Almeno dai mazzi standard li tolgo sempre, per non avere un blocco di carte tanto grande, no? Però, vabbè, utilizziamo i due jack in questione, ok? E un jack lo posizioneremo, quindi tutto il mazzo di dorso, ok? Un jack di faccia e uno di dorso, indifferente l'ordine, se volete prima quello di picche, di faccia, quello tanto comunque li dovremo, diciamo, far vedere attraverso un top shot, ok? Arrivati a questo punto, fate vedere che tutto il mazzo è normale, ok? Quindi lo potete far vedere così senza andare fino in fondo, oppure fate tranquillamente uno spread così. Il mazzo è tutto mescolato, lo spettatore qua vi dice di sì, e potete anche mescolare, come ho fatto io nella performance, ovviamente trattenendo i due jack, no? Quindi io li sto trattenendo, prendo dal mezzo e mescolo, ok? Quindi prendo dal mezzo nel mazzo e mescolo, ok? E quindi è questo, ok? Molto pulito, ok? Tac. Arrivati ciò, potete girare il mazzo così, come volete, non serve che fate mille cose, anche perché se siete in street fate una cosa molto veloce, no? Qui cosa si fa? Produciamo intanto i due jack, quindi con un top shot, questo, ok? A me non viene benissimo, però fortunatamente, ok? Questo. Quando no, spariamo una carta, la prendiamo con l'altra mano, e così abbiamo prodotto i due jack. È un metodo molto elegante, ok? Adesso non è venuto, però nella performance spero mi sia venuta bene, ok? Eccolo, ok? E facendo questo, quindi passando il jack da qui a qui, prendiamo anche una carta sotto, quindi sono già con tre carte, ok? È indifferente che carta sia, indifferente che carta sia questa, perché sarà la carta che tra virgolette lo spettatore sceglierà, ok? Quindi siamo così, tac, possiamo anche tagliare il mazzo facendo un falso taglio, quindi prendo pollice, cioè questo l'ho spiegato in tutti i video veramente, ritaglio, prendo l'ultimo, chiudo, ovviamente è un falso taglio, ok? Poi produciamo i due jack in maniera fluida, eccola qua, ci starebbe anche bello con uno schiocco di dita, quindi prima schiocco le dita, poi li faccio apparire, faccio 1, 2, prendo un break, porto sopra e riporto sotto, così in mezzo, e qua con la scusante nel dire, e i due jack rimangono in cima. Adesso dovremmo scegliere una carta, mi dici stop quando vuoi, allo spettatore ovviamente, mentre in realtà la carta dello spettatore sarà questa, tra virgolette, perché noi non gliela facciamo vedere, ma gliela faremo vedere in questo metodo qua. Facciamo un dribble, ci facciamo dire stop quando vogliamo, ok? Senza forzature, senza nulla, stop qui, ok? E non gliela facciamo vedere, rimaniamo così, non è che la prendiamo e la appoggiamo, per poi chiudere e metterla in cima, perché è sporca come cosa. Quindi da qui, tac, la portiamo subito qua, così, e prendiamo subito una tripla. Quindi dobbiamo vedere, voi vedrete, quando prendete la tripla, il re
il re, boh, le carte che volete, il jack in questo caso di faccia, e avrete una tripla, quindi è facile prenderla. Ok, siamo così, abbiamo già il sandwich preparato. Tac, la portiamo su, quindi dimmi stop, stop, la portiamo su, vedo il jack di faccia, bam, ok, già preso, giro 3 come una, ok, e gli dico, hai scelto esattamente l'otti cuori. Vedete che è la carta che abbiamo messo all'inizio, già in mezzo ai jack. Giriamo, prendiamo la carta che in realtà lui veramente ci ha fermato, quindi il 10 di quadri, è una carta a caso che questa non la vedrà mai nessuno. Tutti penseranno che questa sia l'otto di cuori, quindi tac, ci hai fermato esattamente l'otto di cuori che va circa in mezzo. Qua prendiamo un'altra doppia, con dietro l'otto, jack e jack, e qua avete già capito cosa succede. Io spingo in mezzo questa, e quando arrivo alla fine, copro, spingo tutto, arrivo indietro, e faccio apparire la carta di dorso qui, per poi riportarla in avanti e dire esattamente la tua. Quindi, siamo così. Cioè, rispiego dall'inizio con anche altre carte se volete. Siamo così. Tutto il mazzo di dorso, jack di faccia, jack di dorso, falsi tagli, quello che volete, ok? Anche questo è molto carino. Tac. Ci facciamo dire stop, qui. Ti va bene qua? Ok. Ah no, scusate, ho preso un passaggio. Ok, ta-ta-ta-ta-ta, scusate. Spacco le dita, faccio aprire due jack. Ti dico, guarda, ti farò vedere una magia con i due jack, ok? Che resteranno di faccia tutti e due in cima. Dimmi stop, stop, ok? Adesso ti faccio vedere la carta a cui sei capitato, ok? E mi dici se ti piace, ma penso di sì, no? L'otto di quadri, ci sta, ok? L'otto di quadri lo lasciamo più o meno in mezzo, ok? E adesso potrai vedere l'esatto momento in cui l'otto di quadri sale in cima, così, boh. E qua vi potete inventare quello che volete. Avete, fate la produzione così, cioè, nel senso, 8 di quadri, bam, lo mettete in mezzo, qui potete inventare quello che volete. Potete anche fare una cosa del genere, eh? Appoggiare i due jack qua e dire, guarda, il tuo 8 da qui, in mezzo. Vi potete inventare quello che volete qui, quello che volete. Guarda, facciamo con una carta diversa, tipo il... Tipo con una carta a caso, ok, tac, dimmi stop, ok. Adesso ti faccio vedere la carta a cui sei capitato, bam, re di quadri, ok? Lo si lascia più o meno in mezzo, ok? Adesso vedrai l'esatto momento in cui il re di quadri dal mezzo salirà in cima. Guarda, 1, 2, 3, anche questo è bello fare. Tac, bam. Questa era l'idea, raga, spero che vi sia piaciuto. Bene ragazzi, questo era l'effetto di oggi, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa volete che vi porto in un prossimo video, perché mi raccomando voglio portare anche quello che piace a voi, è importantissimo. Lasciate un bel like, attivate la campanella per non perdervi i prossimi video e niente ragazzi, questa era una mia rivisitazione di un, più che change scusate, di un, non mi viene il termine, di un sandwich, però l'ho inventato io tra virgolette, perché un giorno mi sono messo là, ho detto ma proviamo a farlo così. Così, e giuro che se questo effetto esiste già, mi sparo, perché ci ho messo veramente tanto tempo e ci ho messo un impegno, cioè questa è una mia idea, quindi spero che vi sia piaciuta e noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video, quindi forse ad un prossimo tutorial. Ciao!